Sozzi, vivo e lavoro a Acquanegra, ho sempre dipinto sin da piccolo, la mia dedizione alla pittura è del tutto priva di scuole, è solo d'istinto e di grande voglia di trasmettere delle emozioni su delle tele di juta. Dipingo quasi sempre di notte, sempre orientato a nord, perché questo non so perché non riesco in altre posizioni. E dipingere mi piace molto, mi distrae, mi appaga. Produceva lampadari classici, in Italia c'erano sempre oggetti molto scintillanti di oro e di cristalli, e da lì è nata un po' questa voglia di rivedere un po' l'oggetto in chiaro, un po' più attuale. È solamente istinto, è qualcosa che esce da me e a volte anch'io rimango stupito dal segno che do, perché è proprio è un momento. Questa è juta, semplice juta, è un materiale molto povero, però dà molta profondità e arricchisce le sfumature del dipinto, a me piace molto. Diciamo che il contrasto di questi lampadari molto ricchi su questo materiale così povero mi dà molto, mi piace. Sono tanti fondi, tante mani di colore che poi di volta in volta tolgo o aggiungo quando ritengo di avere una base che mi piace e comincio a provare a pitturarci sopra. Questa è un'aiuta che avevo già preparato, ci sono delle mani di grigio, di nero e di bianco, e poi dopo cercheremo di togliere un po' di materiale per arrivare su tutti gli strati di colore che ho messo. E vengono applicate queste jute su dei pannelli incollati e poi a loro volta vengono incorniciati con una semplice cornice. Io utilizzo vecchi legni che molti arrivano da questo giardino, quindi sono piante che hanno più di 100 anni. Thank you.
Thank you.